the Harlem sh- E bella a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, sono Legamer 97 e questo oggi siamo qui sul settimo episodio di Fallout 4. L'ultimo episodio l'ho registrato appena adesso, 5 minuti fa, quindi sto registrando subito dopo. Mi sono accorto prima di andare a Diamond City bisogna fare la missione con lui. Mio figlio. Qualcuno lo ha portato via mentre non potevo. Lo sto cercando. Cavolo. Mi dispiace. Ti auguro di ritrovarlo. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Comunque, sono felice che tu sia qui. Io pure. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiedere. Dimmi. Ho avuto una richiesta d'aiuto da parte di Insidio. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi nel momento del bisogno. Certo. Sono già molto indignato. Non è che puoi occupartene tu. Che tipo di aiuto? Vai, andiamo. Minutemen avrebbero proprio bisogno di altra gente con te. A proposito, completare la chiamata alla libertà. Sarà contento di averlo. Thank you so much, baby. Ok, quindi dove dobbiamo andare in questo momento? Mi dica, mi informi lei sull'eventuale. Hai raggiunto il livello 4. Tanto qua mi chiamano pure al telefono. Ah, il primo passo, parla con i coloni di Tempiness Bluff. Mo che sto Tempiness Bluff? Sarà un'altra città. E andata, trovo? Ah, qui sotto no, qui sotto ci abbiamo. No, arriviamo sulla mappa. Allora, Tempi. Ah, ecco quando sta Tempiness Bluff. Ok. Cioè noi dobbiamo andare fino laggiù, insomma. Ok. Molto bene. Allora io sinceramente direi che questo episodio lo utilizziamo un pochino per esplorare la città di Sanctuary, che non l'avevamo vista l'altra volta. Quindi questo episodio lo utilizziamo appunto per vedere la città di Sanctuary, per raccogliere cose che ci potrebbero servire, perché siamo senza munizioni, siamo senza niente. No, no, che sedia. Oh, Kiko, devi alzare che ci siamo da lavorare oggi. Bravo. Quindi direi di fermarci qua questo episodio, e poi al prossimo episodio di andare avanti con la storia. Perché, allora, innanzitutto parliamo. Dimmi. Lo so che ti fa, può succedere, frate. Che è? Tanto tipo muove se qualcosa. Allora, qui non vedo assolutamente nulla che ci possa servire per continuare il nostro viaggio. Qui c'è sta il coso buffo. Allora, andiamo in giro ad esplorare. Lo ricordo. Mori. Ah, sta carne qui l'abbiamo presa, quindi ottimo. Stiamo prendendo ancora qui la ghiandola di qualcosa. Vediamo un attimino anche cosa c'è in giro, perché dobbiamo raccogliere più cose possibili in questo momento e poi ripartire con il viaggio. Quindi cucchiaio, abiti comodi in più ci servono. E vediamo cosa possiamo trovare in più. La zucca di plastica.
vestito blu lavato, vabbè, non è che ci serva tantissimo. Però comunque è sempre qualcosa di buono. Dobbiamo cercare munition. Oh, ciao, bello. Dobbiamo cercare più che altro le munizioni, perché siamo senza munizioni. E senza quelle rischiamo veramente la pelle. Sento, Marie. Sapevo che ci avresti raggiunti qui. La tua energia è legata a questo luogo. Vivevo qua. Possono aiutarti, hanno sempre delle risposte. No, dammele. Solo portarmi del jet, così potrò dirti che cosa voglio rivelarti. Tieni, ne ho un po'. Anche tu non lo disprezzi, eh? Dovrebbe bastare. Ora lascia le visioni, mi portino là dove vogliono condurre. Dai, sì, dai. Diamond City ha delle risposte. Buono. Delle domande, ma le catene della paura e del sospetto cingono i cuori degli abitanti, eppure trovi ciò che cerchi, il cuore che ti condurrà da tuo figlio. È luminoso, solide, luminoso negli oscuri vicoli che percorre. Sì, questo è ciò che devi fare. Che segui i segni? Wow. Segui i segni fino al cuore luminoso. Cosa del solito. Ora ho bisogno di riposare. Ciao bella. Vabbè, dobbiamo seguire, sai, il cuore là, i segni fino al cuore luminoso. Batteria, abbiamo la macchina, abbiamo il nastro americano, prendiamo il colore, sta roba non si può prendere. Banco da lavoro. Ciao bellissimo. Officina. Ma non c'hai le munizioni qua dentro, no? Vabbè, questo qua ci può servire. E allora niente. Proviamo un attimino però. Sì, vabbè, un altro favore. Allora, banco da lavoro, creiamo. Vediamo cosa possiamo crearci. Allora, del volt. Già ce l'abbiamo. Torace in cuoio serve peso 5, valore 25 e senza danni 3 e 10. Allora metterei il torace in cuoio. Facciamo un modifica capiente, nessun quello standard. Cuoio bollito, ci servono 2 di adesivo, 6 di cuoio e 4 di tessuto. Cuoio fasciato, che aumenta il peso 5,7, vabbè, resistenza ai danni 5 12 7 15. Allora facciamo questo qua di cuoio fasciato, dai, facciamo così, crea, ci creiamo questo e questo lo non lo devo modificare. A posto, possiamo uscire, penso che lo dobbiamo indossare, penso. Ok, allora facciamo anche il livello 1, così almeno aumentiamo un pochino la resistenza. C'è la resistenza da aumentare. Pugno di ferro, borseggio, robustezza, resistenza, tappi, snap, pistolero, coloratore. Ok, per il momento no. Quindi io aumenterei la forza. Sì, conferma la selezione. Ok, allora se vedete il video ci può finire qua, sarà un video comunque basato un pochino qua sul vedere cosa c'è rimasto nel nostro piccolo paese dove stavamo abitando. Il video ci può finire qua, se il video è piaciuto ti abbiamo messo, commentare, condividere, iscrivervi al canale, passa il link sotto in descrizione, pagina Facebook e Sun Gaming e nella pagina Facebook Voltec Italia, che questi video sono in collaborazione con loro. Non mi vedete in questo momento perché purtroppo mi si è rispenta la telecamera, non so, devo riuscire a aggiustarla. Ci vediamo con il prossimo video e bella regà.